In internet, su YouTube, è pieno di filmati che fanno vedere le onde stazionarie, per esempio realizzate facendo oscillare una corda, oppure anche sulla superficie dell'acqua. Qui ci sono alcuni video, ma ce ne stanno veramente tantissimi in internet. Questi link si trovano nel file chiamato Lezioni Onde. Ed ecco qui alcuni di questi video, qua con questa corda vibrante, grazie a questo generatore di segnali elettrici che dà appunto la frequenza di vibrazione. Vengono realizzate le varie onde stazionarie, questa è l'armonica fondamentale, vediamo che infatti ha un antinodo con cui oscilla, poi c'è anche una ripresa a rallentatore dove si vede appunto l'oscillazione di questo modo fondamentale. Aumentando la frequenza di vibrazione e precisamente raddoppiandola si ottiene il secondo modo fondamentale che ha due antinodi. Infatti eccola qua, vediamo come la corda oscilla con un nodo al centro e due antinodi. C'è anche qui una ripresa slow motion che fa vedere appunto il nodo e i due antinodi che oscillano in controfase. Come sempre gli antinodi contigui oscillano in controfase uno rispetto all'altro. Qui è interessante perché, tornando all'armonica fondamentale adesso, lo sperimentatore fa vedere che innalzando progressivamente la frequenza, prima passa al secondo modo di vibrazione fondamentale, quindi la seconda armonica e poi la terza armonica. Quindi questa è la fondamentale. Ecco, qua è la seconda armonica, continua a girare adesso la manopola della frequenza e raggiunge la terza armonica. Eccola qua. C'è anche qui lo slow motion che fa vedere i tre antinodi, naturalmente in controfase uno rispetto alla diacente, e si vede anche che la frequenza con cui oscillano su e giù questi antinodi è maggiore, è precisamente il triplo rispetto alla frequenza fondamentale. Continuando a aumentare la frequenza, si passa al quarto modo fondamentale e anche ai successivi. Per un attimo abbiamo visto il quarto modo fondamentale, questo è il sesto perché ha 6 antinodi, 3, 4, 5, 6. Dopodiché viene mostrato lo slow motion del quarto modo di vibrazione fondamentale che si riconosce dai 4 antinodi, 1, 2, 3 e 4. Eccolo qua, vediamo infatti un antinodo, 2, 3 e 4.